Sì, oggi è una giornata regionale dedicata alla lotta alle mafie, tanta partecipazione di ragazzi, di giovani. Deve vincere il coraggio, deve vincere il coraggio delle persone che sanno dire di no alla mafia, alle quindi contaminazioni mafiose che purtroppo accadono in modo strisciante, che attaccano le nostre attività produttive, che possono anche inficiare i comportamenti delle persone. Bisogna tenere alta la guardia, la regione non ha competenze in materia di ordine pubblico, ma può sostenere sicuramente la cultura della legalità contro le mafie.